solo faltas tú, tu presencia y nada más, solo falta que pongas un poco de ti, nada más, solo faltas tú, y no te puedo hablar, quizá mañana sea tarde, yo puse ya mi da me è impallidita visibilmente, senza sapere cosa fare o cosa dire. Lei quella telefonata l'aspettava, desiderava riceverla. Ma accidenti, cosa mi prende? Questa è gelosia. Non voglio che la mia vita matrimoniale diventi un inferno. Amore! Ciao, ti stavo aspettando, ecco, tesoro. Sono la donna più felice del mondo. Sono tanto felice. Mi fa piacere. E perché sei così allegra, così allegra, così allegra? Perché ora finalmente anch'io possiedo una favolosa jacuzzi. E sono contento che ti faccia piacere il mio regaluccio. Ah, amore mio, la devi provare assolutamente. Un giorno ci mettiamo dentro assieme, sarà bellissimo, già me l'immagino. E senti, tesoro. Sì, amore, dimmi. Ecco. Devo parlare molto seriamente con te ora. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Vedrai, vedrai, vedrai. Dunque, io voglio venire a stare qui con te. Trasferirmi. Cosa? Ma stai dicendo sul serio? Ma sicuro, amore mio. È che non posso, non voglio stare ancora lontano da te. Ma come sarebbe a dire non puoi? Mi dispiace, ma devi riuscirci per forza, perché io qui con te non ci sto. E perché no? Perché no? Senti, Francesco, tu non pensi che sia meglio rimanere come stiamo, passerottino? No? Ma dai, tu nella tua casetta con tua moglie e i tuoi figli, io qui nel mio appartamento. Certo che è meglio, dai. Così questo resterà il nostro nido d'amore, il nostro piccolo nido. Tesoro mio, io... E va bene, sta a sentire. Allora facciamo una cosa. Sì. Perché poi tu non dica che io sono un intransigente. Dai, dimmi. Vuoi venire a vivere con me, giusto? Ma sicuro che lo voglio, tesoro mio. Come devo dirtelo? D'accordo. Allora sposami subito. Lo farei, ma... purtroppo non posso. Io sono già sposato. Certo. Con una donna che non può reggere in nulla il confronto con me. Non riesco a capire perché non la finisci con questa commedia del bravo maritino quando è di me che sei innamorato. Vuoi lasciare tua moglie e sposare me una volta per tutte? Ma che... è inutile, tutti quanti gli uomini quando si fanno un amante la tengono nascosta per tutta la vita. Anche quando è evidente che è lei che amano e non la moglie, ma perché? Vedi, tesoro. C'è una cosa che tu non riuscirai mai a capire. E sarebbe che malgrado tu dica che fra mia moglie e te non ci può essere confronto, io lei non la lascerò mai, perché lei è mia moglie. E tu solo la mia amante. Comunque mi fa piacere che ti sia piaciuta la mia... Vattene subito di qui e non farti più vedere, mai più, capito? È lui? Sì, quindi devi andartene immediatamente. Ma dico, sei matto? No, devo parlare con te subito. Non me ne importa un accidente, hai capito? Io non vengo mai a disturbarti a casa. Vuoi capire che adesso sono sposata e che rispetto mio marito? Ma voglio solo parlarti. Non credo che ascoltandomi tu gli stia facendo qualche torto. E come se glielo sto facendo? E anche tu fai un torto a tua moglie.
Vattene via, per favore. Ma... per l'amor del cielo, vattene. No, devo parlare con te, altrimenti qui io impazzisco. Sono un uomo disperato, lo capisci? Ti è così difficile capire quello che provo? Sì, molto difficile, mi dispiace. Beh, non importa, ho deciso oramai. O qui o da qualche altra parte io devo parlare con no. te. No! Ah, no? Allora rimango qui. E quando arriverà tuo marito, voglio dirgli chi sono io. E gli dirò anche che tu mi ami ancora, perché tu mi ami ancora. Io lo so, così come io amo ancora te. Se accetto di vederci fuori, te ne vai. Oggi però. Sì, va bene, oggi. Bene, d'accordo. Però non fare scherzi. Mi sono spiegato. Al caffè dell'impresa, va bene? Azucena, tesoro! Vattene! Mi raccomando. Azucena! Gliel'ho detto molto chiaramente, Ornella. O Rodolfo si decide a cambiare atteggiamento con Brenda e si comporta bene, oppure dovrò prendere provvedimenti. Così, di punto in bianco. Sì, è opportuno definirle sul nascere certe questioni. Ho minacciato di estrometterlo dall'azienda, se Rodolfo non la fa finita. E lui come ha reagito? Naturalmente il mio discorso l'ha molto preoccupato. All'inizio, sì, ha fatto un po' il gradasso. Dopo però, quando ha capito che i suoi affari erano in serio pericolo, che la sua impresa rischiava davvero di fallire, perché io sono fermamente disposto a tutto per difendere la felicità di Brenda, ha ceduto e mi ha detto che potevo stare tranquillo e che avrebbe preso provvedimenti molto severi per indurre suo figlio a comportarsi come si deve. Ah, Riccardo, non mi inganni mica, sai. Ornella, io non ti ho mai ingannato. Perché mi dici questo? Perché io so benissimo che a te non importa un bel niente. Che Rodolfo si comporti bene con Brenda. A te quello che interessa è impossessarti dell'impresa degli Triago. Certo, non posso negarlo. A me conviene che Rodolfo non si comporti bene. Perché così ho sempre un ottimo motivo per fare pressione su Francesco e fargli sborsare il denaro che mi deve. A spese della felicità di nostra figlia. Con Rodolfo tanto non c'è niente da fare. Lui non la ama, Brenda, e non l'amerà mai. È soltanto un capriccio di nostra figlia. Lei però è innamorata. Il suo non è vero amore, Ornella. Te l'ho detto, sono soltanto capricci. Riccardo, ma gli Triago sono nostri amici, con cui abbiamo anche legame di parentela. L'amicizia è una cosa e gli affari sono un'altra questione. Ricordati, quando ci sono i soldi di mezzo, tutto il resto non conta. Non rimane più spazio per i sentimenti. Ma si può sapere che stai facendo? Niente, sto mettendo a posto i miei vestiti. Tanto per sollevarti un po' dai lavori di casa. Nel pomeriggio portano il letto. Meno male, su quello lì non ci si sta in due. In tre? Senti? Sì? Come mai mi hai chiamato? Perché ti ho sentito parlare con qualcuno di là. Chi era? Era un impiegato della compagnia, un collega d'ufficio. Ah sì? E che voleva? Solamente salutarti? Beh, non solo. No, mi ha detto che oggi dovrò ritornare in ufficio per un lavoro extra. Una cosa molto importante. Devi cercare altre lettere. Perché mi dici questo? Credi che stia mentendo? No, amore, io... perdonami, non volevo offenderti. A me è sembrato di sì. Ti giuro, non intendevo. L'ho chiesto... sì, l'ho chiesto soltanto per curiosità. Te l'assicuro, il fatto è che tu ancora non mi conosci. E logicamente mi fraintendi, ma credimi, non intendevo fare allusioni. Sul serio. Mi sembri nervosa. Cosa c'è? Perché sei così agitata? Niente, sciocchezze. E Azucena, vorrei che non dimenticassi che sono tuo marito. Il tuo compagno. E quindi devi essere sincero con me. Che cosa vuoi che ti dica? Quello che ti succede per poterti aiutare. Vorrei che mi dicessi cos'è che ti rende così nervosa. Dimmelo, coraggio. Dimmelo. Ciao. Dove sei andato? Ora devo renderti conto anche di tutti i miei spostamenti.
Sei andato da quella poco di buono che hai per amante? Brenda, per favore, non cominciamo, eh? Io voglio vivere in pace, senza liti, senza discussioni. Io non sono abituato a vivere in continua tensione. Ah, sta a vedere che sono io quella da biasimare. Non sto dicendo che sia tu quella da biasimare. Sto solo criticando il tuo atteggiamento. Niente di più, eh. E cosa dovrei fare? Starmene buona e zitta? Sopportare che tu vada con un'altra donna mentre io me ne sto chiusa ad aspettare che tu ritorni a casa e magari accoglierti pure a braccia aperte? Ti avverto, Brenda, non intendo tollerare... Sono io che non intendo più tollerare il tuo comportamento, Rodolfo! Scoprirò chi è quella donna. E riuscirò anche a scoprire dove vive. E allora, potrò dirle in faccia di lasciare in pace mio marito? No, non ti azzarderai a fare una cosa del genere. E perché no? Perché tu sei una signora e come tale devi comportarti. Ma quale signora è signora, Rodolfo? Quando una donna deve difendere l'amore per il suo uomo, si comporta come una donna innamorata. Non c'è classe che tenga. Brenda, rifletti bene su quello che fai prima di decidere. Ah, amore mio, ci ho riflettuto anche troppo. Io andrò a parlare con questa tua Azucena, anche se dovesse crollare il mondo. Te lo assicuro. Tesoro, se vuoi ti do un passaggio in ufficio e poi proseguo per il comando. No, non ti preoccupare. Guarda che non mi costa niente, tanto è sulla mia strada. Così starei un po' di più con te. Sì, Raffaele, ma non è il caso. Voglio aspettare Bettina per non lasciare mamma sola. Lo sai, i dolori non le danno tregua. È vero che ha preso un calmante adesso, però quando le passa l'effetto starà ancora più male. E se la lascio sola, lo sai com'è fatta? Comincia a fare storie e diventa intrattabile. Bene, d'accordo. Ma tu come stai? Ti è passato il nervoso? Sei più calma ora? Non fare caso a me, Raffaele. Io mi sento confusa. La mia vita è cambiata moltissimo. Il matrimonio, la malattia di mia madre... La gravidanza. Devi darmi il tempo di abituarmi a tutte queste cose. Lo capisco e per me puoi prenderti tutto il tempo che vuoi. Quello che conta è che tu stia tranquilla, che sia serena e non ti senta oppressa. A che ora ritorni? Spero il più presto possibile. Non voglio lasciare troppo sola mia madre. E immagino che Bettina a una certa ora andrà via, avrà da fare a casa. D'accordo. Farò in modo anch'io di sbrigarmi presto al lavoro. Ciao, amore. Ciao. Sono impazzita. Ma che sto facendo? Io sono sposata con quest'uomo. Devo rispettarlo. È immorale che continui a vedermi con Rodolfo. Non avrei dovuto accettare di incontrarmi con lui. Però... Se non avessi fatto così, non se ne sarebbe andato. E Raffaele lo avrebbe visto. No, Dio mio, non voglio che lo conosca. Sì, è meglio che mi veda con lui per chiarire bene le cose una volta per tutte. E questa sarà l'ultima volta che lo vedrò. Non può andare avanti così. Dobbiamo incontrarci al caffè dell'impresa. Tanto lì non potrà succedere nulla fra di noi. Ti prego, mio Dio, non voglio vederlo mai più dopo. Non mi importa come reagirà, non mi importa. Racconti pure a Raffaele quello che c'è stato fra di noi. Stai uscendo? Sì. E si può sapere dove vai? A verificare dove è andato mio marito. Ah, questo vuol dire che non è ancora ritornato. Infatti, di sicuro è andato da quella smorfiosa. Ma lo coglierò in flagrante questa volta. Sì, li voglio trovare insieme. E quella stupida deve smetterla di intromettersi nella nostra vita. Senti, tesoro, io sono d'accordo con te. Però ho il dovere di dirti di fare attenzione. Quella gente è molto pericolosa, è terribile, è capace di qualsiasi cosa. Sta tranquilla, mamma. Insegnerò a quella ragazzina che una moglie va rispettata. E che senz'altro non sarà lei la donna che riuscirà a rubarmelo. Questo vuol dire che sei disposta a tutto? Ma è naturale, mamma. Sono disposta addirittura ad abbassarmi al suo stesso livello pur di farle entrare bene in testa la lezione che si merita.
Salve. Buongiorno. Come va, Armando? E tu che ci fai qua? Ti credevo ancora chissà dove, a goderti la tua luna di miele con la mogliettina. magari, ma purtroppo ho un mucchio da fare qui. Vuole un po' di caffè, signore? Anche sì, lei? Volentieri. Te, grazie. Come mai quella faccia? Sembra che tu sia stato a una veglia funebre. Che ti succede? Non lo so. Non pensavo che fosse così difficile. Veramente, non riesco a capire cosa abbia Azucena. Ho dei problemi con lei. Per caso si comporta male con te? No, no, non è questo. È che la vedo molto irrequieta. Certe volte sta bene, certe volte sta male. Non lo so. Non sarà che ha dei problemi di salute? Prego. Può darsi. Ah, grazie. Non so se per questo... Grazie. O perché si è pentita di essersi sposata con me. Secondo me sbaglia a pensare al peggio. Sarebbe un errore stare con le mani in mano. Non puoi certo continuare a vivere eternamente nel dubbio. È proprio questo che mi sta ammazzando. Il fatto che io mi sento così... così impotente. L'idea di essere tagliato fuori mi fa impazzire. E allora fai indagini. Ne hai i mezzi, no? Sei un detective. Già. Farò proprio come dici. Voglio la verità. Io devo scoprire cosa le succede a costo di pentirmene amaramente. Non posso. Non posso andare avanti in questo modo. Io devo scoprire la verità ad ogni costo, Armando. Ti faccio tanto male. Sì, Rodolfo. Mi fai davvero male. Perché non mi lasci in pace? E che ne facciamo? Del nostro amore? Che facciamo del nostro futuro? Tu sai benissimo che non ami l'uomo con cui ti sei sposata. E anch'io. Anch'io sto con una donna che non amo. Ti prego, Rodolfo. Non dire niente. Amore, amore, amore. Rodolfo, non è possibile. Convincitene. Non è possibile. Ormai siamo sposati tutti e due. E questa è una cosa che dobbiamo rispettare. E noi due? Con quello che proviamo l'uno per l'altro, non meritiamo rispetto. Perché continui a non voler capire? Perché sono troppo innamorato. Azucena, noi siamo ancora in tempo. Siamo ancora in tempo per salvare il nostro amore, la nostra felicità. Scusate, disturbo? Ah, sei tu. Chi credevi che fosse? Cosa c'è? Perché sei così nervosa? Ah, Riccardo, sapessi, Brenda è andata a cercare Rodolfo. E che cosa c'è di strano in questo? Non è sua moglie. Oh, ma per favore, Riccardo. Non so perché si è messa in testa che Rodolfo avesse un appuntamento con quella donna, Azucena, e li vuole pescare insieme per dar loro una lezione. Non avresti dovuto lasciarla andare, è tutta colpa tua. Oh, finiscila, Riccardo. Non capisci che tua figlia ormai è cresciuta, non è più una ragazzina. Sì, ma è una ragazza per bene e io sono molto preoccupato. È pericoloso che se ne stia in giro così. Oh, per piacere, Riccardo, non mi mettere addosso più angoscia di quella e che ho. E invece mi devi ascoltare. Brenda, tu lo sai bene, non è un tipo abituato a certe cose. Come andarsene in giro da sola ad affrontare quella gentaglia. Non dovevi lasciarlo uscire. Oh, non dire stupidaggini, tu la conosci bene quanto me. E lo sai che quando si mette in testa una cosa non si dà pace fino a che non la ottiene. È sempre stata testata. Comunque sappi una cosa, Ornella. Se quella ragazza osa mancare di rispetto in qualsiasi modo a mia figlia, la pagherà molto cara. Quella Azucena, o come diavolo si chiama, farà bene a stare attenta a quello che fa. Scusate, sono spiacente di interrompervi. Che ci fai qui? Ah, vedo che hai preso un caffè. Io invece prenderei un whisky doppio. Rodolfo, come sei buffo quando ti arrabbi. Ti vengono delle orribili rughe sulla fronte. Ti ho chiesto che cosa ci fai qui. Ma sono venuto a vedere che razza di gente frequenta mio marito. Ma sarebbe stato meglio se non l'avessi fatto. Sì, ti confesso che sono sorpresa.
Credevo che la tua amichetta fosse un'altra e non la poco di buono con cui ti ho visto pranzare. Senta, signora, lei non ha nessun diritto di offendermi. Se vuole saperlo, sono sposata e ho sempre rispettato mio marito. Beh, io proprio non direi, perché il semplice fatto che lei sia qui a parlare con il mio è un torto che fa lui. Andiamocene. Neanche per sogno, io non me ne vado. Voglio aspettare che tutto il locale si riempia di gente per raccontare che il mio marittino ha una relazione sentimentale con una donna di nome Azucena. Mio Dio, ma questa è la mia Gabriella. Ciao, Rosalia. Adesso vengo e ti mangio. Ma perché tutta la famiglia si riduce a te, Lia? Gabriella, che cos'è questa? Una foto. Che vuoi che sia? Ma senti un po', da quando in qua tu rovisti nelle mie cose? E tu perché lasci sempre tutto in disordine? Ho spostato questo libro ed è caduta. Chi è quel ragazzo? Un amico. Ah, davvero? Però, da come state in quella fotografia, si direbbe che siete più che amici. Gabriella, tu l'altro giorno mi stavi per dire qualcosa, solo che hai ricevuto una telefonata e sei andata via di corsa. Non sia il caso di riprendere quel discorso. Per favore, Lia. Su, tesoro, vieni qua. Dai, avanti, da brava, siediti. Sì, sì, da retta a me. Tu hai bisogno di parlare e di sfogarti. E su di me hai sempre potuto contare. Perché non ti confidi, angioletto? Non lo so. Non ne ho il coraggio. Gabi, stai facendo qualcosa di male. Non lo so, Lia. Non lo so se bene o male. La sola cosa che posso dirti con certezza è che a questo punto non mi posso più tirare indietro. Perché Giulio mi lascerebbe. E io questo non lo voglio. Io sono troppo innamorata di lui. Ne sono troppo innamorata. Ciao, mamma. Oh, bentornata, cara. Raffaele è di là. No, non è ancora tornato a casa. Ma che cos'hai? Sei taciturna e arrabbiata. Qualcosa non va. Non parliamo di me, mamma, per cortesia. Tu come sei stata oggi? È venuto il ragazzo della farmacia con le medicine? Sì, certo, ho fatto come mi hai detto. Ho pagato con i soldi che mi hai lasciato di là. Comunque, ma si può sapere che cos'hai? Ti vedo così triste. Sono tua madre, lo sai, con me puoi confidarti. Insomma, mamma, non mi hai ancora detto come ti sei sentita oggi. Beh, non lo vedi che sono qui seduta? E se sono seduta è perché sto meglio. Però, a che cosa mi serve stare meglio se poi vedo te così avvilita? Che ti succede, cara? Hai dei problemi? Non posso aiutarti. Sì, mamma. Ho un grande problema. Ma nessuno mi può aiutare. Nessuno. Ma come hai osato venire qui? Ti avevo avvertito. Tu sei impazzita. Che cosa vorresti fare? Provocare uno scandalo? Senti, io non sono disposta. Sono venuta a difendere quello che è mio e adesso ho intenzione di gridare che sei al mondo intero. Sei completamente uscita di senno, Brenda. Ti rendi conto che così creerai uno scandalo? Ma che cosa hai in mente? Vuoi renderti ridicola davanti a tutti i dipendenti? Se pensi di riuscire a dissuadermi così, ti sbagli. A me non importa niente dello scandalo. Non mi importa se mi renderò ridicola, non mi importa di niente. Te l'avevo detto che avrei scoperto chi era quella donna e che l'avrei messa a posto. Però, malgrado ciò, sei stato tanto sfacciato da darti appuntamento qui con lei, nella tua azienda. Quindi mi hai già messa tu in ridicolo, sì o no? Staranno già ridendo tutti di me, per cui non mi importa dello scandalo. Va bene, Brenda, come vuoi. Allora fa come ti pare. Io però me ne vado. Ma come, Rodolfo? Mi vuoi lasciare qui da sola? Io sono tua moglie. Già. Quando ti fa comodo sei mia moglie, ma per sollevare uno scandalo no, vero? Metti giù quelle mani, lasciami. Io non sono disposto ad abituato a queste sceneggiate da bassi fondi. Rodolfo non mi conosce. Per ora va bene così. Posso dirmi soddisfatta. Ma che non si azzardi a farsi rivedere insieme a lei. Perché non solo lo smascherò davanti ai suoi dipendenti, ma cercherò di scoprire chi è il marito di quella Azucena e gli rivelerò che razza di donna è sua moglie.
Ah, da quello che tu mi dici, tesoro, lui non ti ama, è evidente. Io però amo lui. Ma non basta, lo vuoi capire? Tu non puoi rischiare così la vita. Se sei mai stata veramente innamorata, Lia, dovresti sapere che qualsiasi sacrificio è poco. Ah, mio Dio, allora è proprio grave. Perché non mi racconti tutto dall'inizio e per benino, tesoro? Io devo sapere che cosa state combinando esattamente tu e quel ragazzo. No, 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 Lia, non ti posso dire nient'altro. Ti prego, ti ho già detto abbastanza. Quindi, per favore, non farmi più nessuna domanda sull'argomento. D'accordo? Sono cose troppo delicate. Se Giulio scopre che ti ho detto qualcosa, è capace anche di lasciarmi. Io lo conosco. Anche se così fosse, non importa. Cerca di ragionare, cara. Rifletti bene. Questa storia ti può costare molto cara. Rosalia, non posso seguire i tuoi consigli e rischiare di perderlo. Tesoro, qui è la tua vita che è in gioco e anche la tua felicità. Ma non ti è mai venuto in mente che dall'oggi al domani quell'uomo potrebbe finire in carcere e che insieme a lui potresti andare a finire in prigione pure tu? Ah, Lia, per favore, ma cos'è quest'idiozia della prigione? Mi pare che tu stia davvero esagerando. Ascolta, cara, io ormai sono vecchia, ho parecchia esperienza e quello che tu stai facendo con quel ragazzo è molto pericoloso, tesoro. Lascialo perdere fino a che sei in tempo, anche se non dovesse rivolgerti più la parola per il resto della tua vita. Non posso. Non posso proprio, Lia. Se Giulio mi lascia, io muoio, lo so. Allora, come ti vanno le cose? Tutto fila a meraviglia, piccola. Gabi è ormai in mio potere, totalmente. State già lavorando? Sì. Abbiamo fatto il primo colpo. E come si è comportata la ragazzina? Benissimo, è filato tutto liscio come l'olio. Gabi è graziosa e affascinante. Come dirti, ha qualcosa, non so che. Attira quei clienti a cui piace spendere un mucchio di soldi. Meno male che è andata bene, fratellino. In effetti sì, è andata bene. Se il suo paparino lo sapesse. No, 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 ma perché vuoi farglielo sapere, poveretto? A te piace sempre complicare le cose, vero? Mamma mia, sei favolosa. Sai una cosa, Stella? Sono ogni giorno più contento di avere coinvolto Gabi in questo lavoretto. Ah, sì? Sì. So che avrò degli ottimi risultati grazie a lei. Ottimi. Anche Dadio è molto soddisfatto di lei. Già. Sì. Ah, che cosa fa fare l'amore? Perché lei tutto ciò lo fa solo per te. E come risolverai la questione del suo innamoramento? Beh, io sono sicuro che prima o poi le passerà. Anche per il fatto che poi, con l'andare del tempo, capirà come stanno le cose e si renderà conto che mi interessa soltanto per i miei affari. Però sarà troppo tardi. Ormai saranno nel gioco lei e i suoi amici. Siamo due mascalzoni. Davvero. Questa è la vita, tesoro. Si può sapere perché non mi hai aspettato? Avevi paura che gridassi davanti a tutti che tu e quella finita, donna... Brenda. No, fino a che non smetterai di vederla! Tu non hai classe. Ah, sì? E tu non hai nulla del gentiluomo. Infatti mi hai lasciata lì da sola. Ma eri venuta da sola, non con me. Certo. Deve esserti seccato un bel po' che sia venuta, vero? Vorresti che non ti stessi tra i piedi, così potresti vederti con quell'impiegatuccia. Invece no. Finché saremo sposati, no, Rodolfo. Beh, in questo caso il nostro matrimonio durerà molto poco. Ah, sì? Questo lo vedremo. Io non ti ho dato nessun motivo di trattarmi in questo modo. Brenda ha ragione, Rodolfo. Tu non hai nessun diritto di trattare mia figlia con quel tono sprezzante. Se lei è aggressiva nei tuoi confronti, la colpa è solo tua. A nessuna donna piace che suo marito frequenti una ragazza che è stata la sua fidanzata prima che si sposasse. Ma che cosa ne sa lei di che dovevo parlare io con Azucena? Anche lei lavora nell'azienda, no? Risolvi questo problema, Rodolfo. Perché sappi che Riccardo e io siamo decisi a difendere nostra figlia, costi quello che costi. Questa sì che è bella. Brenda non ha bisogno che qualcuno la difenda. Lei si sa difendere da sola, poverina. Ma che cos'è, non conosce sua figlia, eh? Certo che la conosco. E ora che ho saputo alcune cose su di te, sono più che convinta che invece le serve qualcuno che la difenda. Non intendo più sopportare certi insulti da parte di sua figlia e le sue prediche, quindi me ne vado e sappia che a me nessuno dà ordini. Ah, figurati, ma chi vuole darti ordini? Non fare il maschilista ora. Se vuoi la tranquillità e se vuoi che il tuo sia un matrimonio normale,
Ti conviene cominciare a dimenticare le tue vecchie avventure, perché malgrado siano storie del tuo passato, nessuna potrebbe tollerarle, tantomeno una ragazza come mia figlia, così ben allevata e abituata a non dividere con nessun altro quello che le appartiene. Tu ti sei sposato con lei e quindi non devi essere di nessun'altra. Azucena, Santa Cielo, calmati, così farai del male al bambino. Dai coraggio, raccontami con calma cosa è successo. Io e Rodolfo stavamo parlando. Eravamo al bar dell'impresa ed è arrivata sua moglie. Mamma mia, che razza di pasticcio. Ma tu cosa diavolo ci facevi con lui al bar? Sono stata costretta ad andarci. Lui è venuto qui a casa, si è presentato all'improvviso. Capisci, Raffaele era di là in camera da letto, poteva entrare da un momento all'altro. E lo sai che mi ha detto Rodolfo? Che se non fossi andata lì avrebbe raccontato tutto a Raffaele, tutto quello che c'è stato fra di noi. Ma scusa, tu Raffaele non l'hai mica ingannato per sposarlo? Lui lo sa benissimo che aspetti un figlio non suo. Sì, ma non sa di chi sia. E io non voglio che lo venga a sapere, Maria, non voglio. Sì, sì, ma questo è un altro discorso. Mio Dio, Azucena, quella donna si sarà infuriata, immagino. Sì. Comunque, lei lo sapeva. Lei lo sapeva che io e Rodolfo eravamo lì. Ne sono sicura. Non so più che cosa fare. Maria, non so più che cosa fare. Mi scusi. Sì, cosa c'è, Alba? Signore Triago, di là c'è un signore che vuole vederla subito. Un signore? E chi è? Non ha detto come si chiama? Sì, pare che sia un ispettore di polizia. Della polizia? Sì, ha detto di chiamarsi Raffaele Atenzio. Fallo passare. Subito, signore. Fammi una copia di questa, per favore. Bene, torno subito. Ti ringrazio. È permesso? Si accomodi. Buongiorno, molto lieto. Piacere, Rodolfo Itriano. Raffaele Atenzio, ispettore di polizia. Bene, la prego, si sieda. Grazie. Allora, mi dica, in che posso servirla? Dunque, sono qui per una denuncia che lei ha sporto al mio comando in seguito ad un furto subito nella sua impresa. Il caso è stato affidato a me. Ah, sì, 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 certo, il furto che abbiamo subito. Ci sono novità? Purtroppo no, le vorrei solo fare qualche domanda. Sull'impiegato ha detto alla cassaforte in cui c'è stato l'ammanco e che dopo il furto è sparito, a quanto mi risulta. Sì, esatto, è inspiegabile. Si è come volatilizzato. Prima di cominciare, però, vuole un caffè? Volentieri, grazie. Alba, ci puoi portare due caffè, per cortesia? Lo vuole liscio? Sì. Sì, due lisci. Ah, e per favore, chiamami il capo del personale e digli di venire qui da me immediatamente. Grazie. Ecco, mamma. Metti questo sulle spalle. Grazie, cara. Ah, sì, l'ombrello. Senti, possiamo benissimo andarci un altro giorno dal dottore. Forse non è il caso che tu te ne vada in giro, visto che non ti senti bene. Mamma, quante volte devo dirtelo? Anche se Raffaele è dovuto andare in ufficio perché l'hanno chiamato d'urgenza, non c'è ragione di rimandare l'appuntamento. Sì, ma tu non ti senti bene e quindi non è il caso che ti stanchi. No, ti sbagli, sto bene. Hai messo le analisi nella borsa? Sì, tesoro, ho già preso tutto. Speriamo che questo dottore riesca davvero a fare qualcosa. Ma ormai non mi faccio più delle illusioni. No, ti prego, non devi dire così. Mamma, devi avere fiducia. Sta tranquilla. Mi hanno detto che questo dottore è un bravissimo chirurgo. Un chirurgo? Un neurochirurgo. Neuro che? Smettila, dai, hai capito benissimo. Un neurochirurgo. Senti, bella, se vi siete messi in testa che io mi faccio operare, vi sbagliate di grosso. Tu e il tuo amico dottore. E chi è che ha parlato di operarti? Ma si è appena detto che è un chirurgo. Ah, senti, mamma, il fatto che sia un chirurgo non significa che dovrà operarti. Beh, voglio saperlo, figlia mia, perché io non mi faccio operare da nessuno. Coraggio, mamma, devi avere fiducia. Chissà, può darsi che lui riuscirà a farti guarire. Oggi ti visiterà e sentiamo che ti dice. E dopo decideremo. Sì, d'accordo, hai ragione. Mi sono proprio comportata da stupida. Quando... dovrei essere io la persona interessata ad andare da quel medico. Ah, così mi piaci. Ah, mio Dio. Speriamo davvero che il dottore riesca a capire che cos'è. Finora non ci è riuscito nessuno. Comunque, se dovesse avere bisogno di altre informazioni, mi chiami pure. Io penso che queste siano sufficienti, non dovrebbe servirmi altro. D'accordo. Allora, se non ha niente altro da chiedermi... No, niente. Si prenda pure il suo caffè con tutta... Grazie. E poi l'accompagno all'uscita. Mm-hmm. D'accordo? Bene. Prego. Buonasera. Buonasera. Con permesso. Torno subito, Brenda.
Alba, per favore, puoi venire qua un momento? Grazie. Eccomi, desidera. Dimmi, chi era quel signore che è appena uscito? Era l'ispettore Atencio, Raffaele Atencio. Atencio? Sì, signora. È venuto per parlare con suo marito riguardo a quel furto. Ah, e della polizia, quindi? Sì, signora. Grazie, Alba. Puoi andare. Va bene. Niente male, quell'ispettore. Che occhi. Che fisico. Non mi dispiacerebbe affatto avere un'avventura con lui. È proprio quello che ci vuole per dare una bella lezione a Rodolfo. Non mi può prendere in giro così. Ecco, dovrà seguire la lettera la terapia che le ho prescritto per i dolori e nel frattempo si farà fare alcune radiografie e delle altre analisi. Qui ci sono tutte le indicazioni. È un peccato che non le possa fare qui. E perché, dottore? Beh, perché come avrete notato l'ospedale è in pessime condizioni e l'apparecchiatura per i raggi X non funziona. Ma ho assolutamente bisogno di quelle lastre per capire di che malattia si tratti. E sarà una cosa costosa, dottore, perché, sa, noi non abbiamo tante possibilità economiche. Non importa, mamma. Se il dottore ha detto che devi fare altre analisi e lastre, è solo questo che conta. Dovremo fare un sacrificio? Lo faremo. A noi importa soltanto sapere che cos'è esattamente. Mi dispiace, signorina, ma quelle lastre sono davvero indispensabili. Bene, allora vediamo di organizzarci in questa maniera. Domattina porti sua madre a digiuna alla clinica La Floresta. La Floresta? Sì, esatto. E la clinica in cui ho il mio studio privato, e lì potrà fare tutti gli accertamenti necessari. Sì, d'accordo, dottore. Sa come? Preferisco che li faccia sotto il mio diretto controllo. Comunque stia tranquilla, tutto si risolverà. Mi raccomando, domattina venga a digiuna e su col morale. Va bene, dottore. Domattina presto le porterò mia madre, così le potrà fare tutti gli accertamenti. Perfetto. Brenda, cosa fai qui? Tesoro, no, non avere paura. Non sono qui per litigare, amore, al contrario. Cerco una riconciliazione. Che strano. Di solito tu non fai altro che cercare di litigare. Stavolta invece no. Che ne dici di andare a cena fuori stasera e magari poi a ballare? Dai, tesoro, mi piacerebbe tanto. No. Ma perché no? Sono sicura che ci divertiremmo da morire. Dai, accontentami, Rodolfo. No, sono molto stanco, Brenda, sai, sto tutto il giorno qui a lavorare e l'idea di dover uscire la sera a ballare o altre cose del genere non mi attrae proprio, mi dispiace. Che cos'è questa storia del furto all'azienda? Ah, niente, è stato un furto avvenuto tempo fa qui in azienda. Se ne sta occupando la polizia ed hanno già dei sospetti. Ah, e perché a me non hai mai detto niente? Perché tu non mi hai mai chiesto niente. Non ti sei mai interessata del mio lavoro. Hai ragione, amore. Ma d'ora in poi ti prometto che tutto andrà diversamente. Dimmi una cosa. Quell'ispettore che stava parlando con te prima è un tuo amico? Come sai che è un ispettore? Me lo ha detto Alba. È un tuo amico? No, l'ho conosciuto oggi. E ritieni che sia un bravo poliziotto in grado di risolvere questo caso? Certo, secondo me è una persona seria. È responsabile, è capace e amante della sua professione. Sì, credo che sia uno di quei detective a cui non sfugge neanche il minimo dettaglio, che svolge indagini molto precise con rapidità ed efficienza. Forse, Armando, è meglio metterci all'opera su quel caso di furto all'impresa Triago. Oh, hai già raccolto tutti i dati? È tutto scritto lì sopra. Questa mattina ho parlato con Rodolfo e Triago. Sarà il caso di muoverci, però, se non vogliamo che il ladro ci sfugga. È difficile che ci riesca, amico, figurati. Questo caso mi interessa molto. Voglio fare le cose per bene, perché voglio dare loro una buona immagine della polizia. E con gli altri casi che cosa farai? Cioè? Dovrai trascurarli. No, no. Ogni caso io lo tratto sempre con molta attenzione e questo lo sai bene. Ma questo lo voglio curare particolarmente. Lì lavorano Maria Margherita e Azucena e quindi voglio cercare di fare una bella figura. E così, se ho capito bene, oggi ti sei incontrato con un esponente delle alte sfere. Esatto. Bravo, i miei complimenti. No, no, voglio dirti una cosa. Credimi, quel signore sarà pure ricco sfondato, ma sembra una persona a modo, anche alla mano. È cordiale, non si dà per niente aria, è persino simpatico. Sì. Mírame, escúchame, con la prisa que llevas, olvidas
que eres mujer, la que cuida mi hogar.